Buongiorno a tutti, grazie per essere arrivati. Sabato mattina si tende a essere un po' più attenti nel decidere come e cosa fare. Ma perché ci troviamo qui? Il movimento dell'acqua a Torino, come a Torre, è iniziato a riflettere da molti anni, partendo da punti di vista apparentemente da un punto di partenza molto lontano da quello della produzione materiale del servizio. Ma ci siamo progressivamente accostati a guardare dentro la macchina che produce il servizio. Lo abbiamo fatto prima come cittadini che chiedevano il rispetto dei diritti, della volontà popolare, del riconoscimento dell'acqua come diritto umano, concretamente o solo teoricamente. Poi abbiamo iniziato ad analizzare, grazie all'aiuto anche di, non posso far avere di ringraziare Paolo per il grandissimo contributo che ci ha dato nel comprendere e nel capire i bilanci. Noi abbiamo iniziato a studiare i bilanci, un compito che tra l'altro spetterebbe alla proprietà, ossia i sindaci, che hanno una funzione molto particolare, sindaci e consigli comunali, che hanno una funzione molto particolare in questa questione. Sono la proprietà dell'azienda che eroga il servizio, ma sono anche l'ente di rappresentanza generale della cittadinanza che attraverso questo servizio chiede soddisfacimento di un proprio diritto. Bene, analizzando questi bilanci di un'azienda assolutamente per certi versi sana, tanto che in difficoltà immediate o gravi, abbiamo però notato che era un'ottima macchina per estrarre valore dal processo produttivo del servizio, non per creare o conservare valore. Qui non stiamo discutendo questa mattina su qual è la formula giuridica che deve avere l'azienda che gestisce il servizio di vita. È un problema, ma non è questo giorno e luogo in cui studiamo e affrontiamo questo tema. Qui affrontiamo il tema della sostenibilità del processo industriale che presiede il servizio. Allora noi abbiamo iniziato a preoccuparci di fronte alla constatazione che ci troviamo di fronte a una macchina che estrae valore dall'acqua anziché presidiare e garantire. E allora abbiamo deciso di creare un momento, che speriamo sia un primo momento, che coinvolge tutti gli attori, con lo scopo di coinvolgere tutti gli attori interessati a questo processo, per riflettere sulla sostenibilità di lungo periodo di questa azienda, che noi vogliamo sia un'azienda valida, efficiente e sostenibile con un processo industriale sostenibile, e di conseguenza impedire il grave problema. Perché impediamo questi problemi? Perché il mondo sta cambiando, lo scenario di cui opera questa azienda deve cambiare. Cito solo due esempi fondamentali. Torino è una città che ha un processo di deindustrializzazione, il che significa che produce la domanda dell'acqua, per cui bisogna ragionare in termini di diminuzione del prodotto, del fatturato in termini di metri. Non sono cadute verticali, pensiamo che la caduta più significativa che si è avuta per processi analoghi è stata all'inizio degli anni 90 nella città di Berlino, dove c'è stata una caduta del 20%, però in un sistema così stabile e soggetto a poche variazioni come quello del servizio idrico è una caduta significativa, non è che in discussione c'è una scelta. Ma c'è un altro problema ancora più grave che incombe, che è quello del cambiamento climatico. Certo ci si parte giustamente per impedirlo, in realtà soltanto per rallentarlo e contenerlo e governare questo processo. Ora, per anni il Piemonte è stata una regione che aveva un surplus idrico incredibile, per cui si diceva che siamo qualunque rottura ci sia dei tubi
comunque meno male ottobre che ci sono problemi. Questo non potrebbe essere vero fino ad ora, ma sarà così fra 5 anni, sarà così fra 10 anni, sarà così fra 20 anni, non sono tempi, sono tempi frazioni abbastanza ridotte della misura. Questo è il motivo per cui attori che riteniamo estremamente importanti a riflettere su condizioni di scenario in cui opera un'azienda sono dei rappresentanti di associazioni che hanno nel DNA l'analisi della situazione grave ambientale e la lotta per difenderla e l'individuazione dei rimedi per governare questo processo. Il primo intervento sarà apparentemente molto lontano dal processo di parlarci di un argomento apparentemente molto sopra, che è la riflessione sulla enciclica Laudato Si, come su Pio XII. C'entra perché di fronte al silenzio assordante della politica, di fronte a questo problema, al silenzio assordante della cultura politica rispetto a questi problemi, noi ci troviamo di fronte a una voce di magistero estremamente importante, che coniuga l'aspetto economico e l'aspetto ecologico come un'unica indissolubile questione. Guardate che nessun politico, nessuno statista in questo momento ha questa visione. E di conseguenza è estremamente importante. E in quell'opera, in quel pensiero, il ruolo dell'acqua è fondamentale, è centrale. Perché è importante sapere che anche se qui parliamo di questioni legate a una produzione materiale, ci troviamo comunque in un orizzonte di pensiero molto alto, molto alto, molto profondo. Questo è un punto di partenza. Vuole centrare, c'è anche il pensiero istruttore, come ho detto, devono portare un duplice aspetto, quello della proprietà, vuol dire della tutela del patrimonio comune dei cittadini che loro presidiano e garantiscono, ma anche le esigenze del servizio di cittadini. La futura gestione partecipativa dell'acqua, noi vediamo in questo modo, ossia della capacità di attori diversi di confrontarsi, riflettere e trovare risposte comuni a dei problemi che sono obiettivamente dei problemi comuni. Abbiamo i lavoratori di queste aziende. Non si può parlare in astratto, stando al di fuori di un processo produttivo se non si coinvolgono i lavoratori. Permettetemi una piccolissima riflessione personale. Il nostro importante concittadino, che è morto molti anni fa, questo professore Novara, che ha contribuito alla psicologia, agli studi della psicologia del lavoro, della motivazione, in modo fondamentale, fu il responsabile del centro di psicologia del lavoro dell'Olivetti con Musatti. Di questo, bene, io ricordo che disse, come è stato anche presidente di un'associazione di onorario, di un'associazione di informatori, disse parole di fuoco, tra l'altro curiosamente nella sede della Confindustria, contro l'incapacità culturale di realtà industriali, imprenditoriali, di valorizzare appieno la risorsa del lavoro partendo dal principio fondamentale dell'umanità del lavoro. Investire poco sulla persona alla lunga è anche un pessimo affare economico. Questo è un punto che spesso si mette. E questo è uno dei motivi per cui avremo bisogno di sentire l'opinione dei lavoratori, i pareri, i problemi che pongono, perché poi voglio dire in concreto qual è il clima industriale che c'è in azienda, com'è rispettato il lavoro, come sono rispettati i contratti, come sono rispettati gli inquadramenti, come questi inquadramenti e questi organici corrispondono realmente alle esigenze produttive di oggi e di domani. E questo è importante. Curiosamente noi, apparentemente, molto curioso, noi abbiamo chiesto di partecipare, e dovrebbe partecipare anche un'impresa che è una fornitrice della società, perché noi vogliamo che il ciclo di fornitura del smart sia un ciclo basato su, non solo ovviamente sulla trasparenza, su cui
abbiamo obiezioni di fondo, ma soprattutto sulla presenza di un libero autentico mercato. Come mai il Comitato dell'Acqua, che si batte per la pubblicizzazione dell'acqua e difende il libero mercato? Per un motivo estremamente semplice: l'acqua è un bene non fungibile, non può essere sostituito da nulla ed è strumentale per l'esercizio di un diritto. Di conseguenza noi diciamo che deve essere fuori dal mercato. I tubi, questa lampadina e questo tavolino sono beni sostituibili, correttamente, sono beni fungibili e di per sé non corrispondono, almeno non immediatamente, al soddisfacimento del diritto umano. Per cui è giusto che queste cose vengano prodotte in una condizione corretta del mercato, nel rispetto dei diritti dell'uomo, ma in una corretta condizione del mercato. Ci serve a noi come cittadini per contenere i costi, ma soprattutto serve a noi come cittadini perché ci sia un ambiente economico favorevole allo sviluppo di realtà imprenditoriali anche nella nostra città e piccole e medie città di realtà imprenditoriali. In una città che è stata caratterizzata da un forte monopolio industriale del passato, il rischio di passare a un oligopolio finanziario. Tutti gli economisti sanno che la realtà oligopolistica è ancora peggiore della monopolistica, nel senso che frena lo sviluppo economico. Voglio chiudere con un episodio che è molto semplice, una battuta che sentiamo sempre fare sulle spalle, che comunque l'acqua di Torino, quella che viene spedita sulla stazione orbitale, è un fiore all'occhiello, bene, nulla da dire. Però riflettiamo un attimo su questa cosa, pensiamo alla visione che possiamo avere. Può essere un fiore all'occhiello, è una bella frase d'affetto che si tira fuori dai confini. Oppure, ragionamento, possiamo vederla come parte di una filiera di produzione industriale. A Torino si sono costruite componenti importanti della stazione spaziale internazionale. A Torino ci sono delle start-up, cioè piccole imprese innovative, che portano non l'acqua, ma gli elementi della stazione spaziale, che hanno costruito cose molto banali, insomma, una macchina da caffè che funziona nel senso di gravità. Allora, possiamo dire che se c'è una visione industriale di questa città, possiamo contribuire a ricostruire una filiera industriale che serva allo sviluppo e al futuro di questa città. Uno potrebbe dire giustamente, ma è una filiera industriale ad alta qualificazione, ma anche a scarsissimo impatto internazionale. Però qual è la caratteristica di filiere di questo tipo? Che possono essere riprodotte in altri settori. E ci sono tutti i requisiti perché questo accada a tutti. Abbiamo un politecnico di un livello altissimo, abbiamo ottimi istituti tecnici industriali, l'avvocato è stato riconosciuto dal Corriere della Sera come il migliore istituto tecnico industriale d'Italia. E se lo riconosco a Milano, per me è una vita molto campanilistica, vuol dire che è vero. C'è una base di tecnici di manodopera altamente specializzata che tutti noi nella nostra esperienza personale abbiamo conosciuto, che sappiamo quali sono trattati non solo in Italia. Per cui ci sono le possibilità. Ma chi può agire in questa direzione? Un potere economico a prendere un bucchio di aree che industrializzati, che almeno in parte potrebbero essere utilizzate nella vita industriale. Ma chi può agire? Un potere economico che oggi è solo potere e vede come unico sbocco delle proprie risorse il finanziamento dei processi di trasformazione delle vecchie aree industriali in edifici che rimarranno vuoti per le città e le abitanti e in centri commerciali, oppure questa visione di una nuova realtà industriale la prendono in mano i cittadini, i loro corpi intermedi, i sindacati, le piccole imprese. Ci sono dei ragionamenti che sicuramente vanno fatti. Certo, non sono ragionamenti che partono oggi parliamo della smart, iniziamo a parlare di come funziona la scala. Ci abbiamo anche esperienze che ci verranno raccontate su quello che è già successo in altre realtà dove si è andati più avanti nel rapporto pubblico privato. Però dobbiamo sapere che non stiamo parlando di un orticello sperduto, ma stiamo parlando di una tessera di un mosaico che potrebbe essere molto ampia.
e questa cosa può venire fatta soltanto con una partecipazione ampia, allargando la platea dei soggetti e non affidandosi ai soliti sospetti, ai soliti malvagatori, anche perché a furia di non disturbare i malvagatori, mi pare che questa città lo sapesse molto bene. Grazie a tutti per essere stati qui.